Tutto comincia con un ragazzo di 16 anni. Il ragazzo entra nell'aula. Qui il professore, ormai stufo del suo comportamento, decide di affidargli un compito per seguirlo meglio, dato che lui ha problemi in famiglia. Il ragazzo arriva a casa e va su internet. Trova casualmente un episodio di femminicidio. A Roma, in seguito ad un litigio, un uomo ha tirato uno schiaffo alla moglie e, in preda ad un raptus omicida, l'ha presa e l'ha scaraventata giù per le scale. Per questo prende in considerazione l'idea del professore. Il ragazzo si convince che il problema del femminicidio è una questione seria. A Rieti, un uomo ha ucciso la compagna colpendola con un mattarello. Il giorno dopo l'ha mutilata. I pezzi della donna sono stati trovati in una scatola abbandonata vicino ad un cassonetto. Come al solito, i genitori del ragazzo stavano litigando. Era un'abitudine ormai. Quindi il ragazzo decise di ignorarli momentaneamente, uscendo con i suoi amici. Quella ragazzina stupida va in giro a mostrare tutto e poi si lamenta di proposte indecenti. Non mi stupirei se la struprassero. Solo quel giorno il ragazzo si rese conto della stupidità dei suoi amici, dai loro discorsi contro le donne. Il ragazzo tornò a casa. Sua madre era morta. Non so come concludere questa relazione. Forse dovrei citare qualche bella frase di qualcuno. O forse dovrei ribadire la mia tesi. Non ne ho idea, sinceramente. So solo che questo problema è in aumento. Non nascondetevi, parliamone e agiamo. Posso solo dire questo. Qualcuno a Meccaro non c'è più per questo motivo. L'unica cosa che mi viene in mente è questa frase di Ernest Hemingway. Il mondo è un bel posto e vale la pena combattere per esso. Io lo farò. E voi siete pronti?